Lei femminile adesso, la sua squadra è a un passo dalla finale scudetto, ma intanto stamattina è stato ufficializzato il trasferimento in Russia di Elena Pietrini, schiacciatrice di scandicci e della nazionale. La società mantiene il possesso del cartellino, ma il proprietario del team non è stato tenero nei confronti della giocatrice. Marco Fantasia. Non ha conquistato l'MVP, andato alla sua compagna Kate Antropova, ma per il coach di Milano Elena Pietrini è stata la super MVP di gara 1 di semifinale playoff. La schiacciatrice di scandicci si è resa protagonista di una partita di altissimo livello, eppure la prossima stagione la giocherà lontano da Firenze, in Russia, alla Dinamo Kazan. Il proprietario e finanziatore della Savino del Bene ha deciso. Noi le abbiamo dato un anno di libertà, quindi per noi non giocherà. Un prestito. Non so se si chiama prestito, noi le diamo un anno di libertà. Il rendimento di Pietrini prima dei play-off è stato discontinuo, qualche fastidio fisico e qualche tensione con la società, fino alla decisione di separarsi per un anno. Scandicci si guarda bene dal rinunciare del tutto al suo talento. Nocentini però non è tenero nei suoi confronti. Forse la Pietrini ha bisogno di un ambiente diverso per diventare un po' più grande. Noi la conosciamo da quando aveva 13 o 14 anni e gli hanno date tutte vinte, forse la riprenderemo più matura. La partenza di Pietrini segue di poche settimane quella polemica di Lia Malinov. La passione di Nocentini è nota, anche il prossimo mercato sarà ricco di nomi importanti. Il suo è come lo sfogo di un nonno deluso che vuole stuzzicare la nipote prediletta per riaverla ancora più forte tra un anno. Ma intanto c'è ancora uno scudetto da conquistare.